Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la 28esima puntata della serie Italia. Allora, eravamo rimasti qui che dovevamo caricare questi sacconi e guarda, braccio giusto giusto, aspetta un po' più avanti là. Sacconi arrivati in tutta fretta, proprio gli ultimi del magazzino. Vediamo, mi sposto. Marco! Il mio reste! Ma finché io ero io a caricare qua, sì. la cosa sia, la calce. Sì, sì. Mi sei in mente una roba. Cosa? Indovina. Devo comprare un scavatore più grande. No. Che tu vuoi mettere un silos per la calce? No. Che il gasolio costa? Quello stesso. Purtroppo siamo arrivati a 1,40 euro, 1,50 euro di quello agricolo. Mamma. Se sapessi che ti. No! Te sei un figura, porca! Ancora! Sì! Ma come sei possibile? Come sei possibile? Che mese siamo adesso? Gennaio. Gennaio. E l'anno scorso a sta ora cosa era? Gennaio. Bene. E settembre dell'anno scorso, di che l'anno scorso ancora cosa sei? Era settembre. Bravo. E quanti anni si è passato? 3. Bene. In 3 anni non ti è catato 10 minuti per venire in azienda da me. Come? Ma se ero passato a dormire in rimorchio. Ma non te dovevi mica fare un lavoro? No, cosa si menà tutto il campo? Resta, dai, ho fatto tutto l'orzo. Adesso qua a gennaio si va a buttare fuori il concime e siamo a posto. Quello ho visto. Ma la UA, sei a 3 anni che sei su sul vigneto. Morri di affarci. I corvi, se hai ingrassai? Morri di affarci. Ma ormai la sei fiappa? La sei fiappa? Non ti dico, seguite, da seguite diventa meglio che tasso. Sì, cosa fai? Adesso bisogna cavarli comunque, perché se no no. È sempre a bruscarla. Ascoltami qua, fermo così. Sì, che è tuo tempo, visto che sei gennaro, da passare a cavare via tutte le foglie. Sì, bisogna tirare via tutto perché ormai è andato mai. Niente, la graspa fermo. No. Perché mi so buon, sì, vengo a una mano qua, ma ti dove sparisci tu? C'è stata delle problematiche, i campi, Musterina che doveva fare la festa a casa. Ha fatto una festa? Sì. Sì, sì. Non ho neanche invitato. Con tutte le sue amiche. Perché torta è mio ti? Aia! Aia! E non ne hai neanche invitato, magari era qualche bella pure strada buona. Ma gli altri, ah. Sì, che tutte sua età. Ma Artemio qua, se veniva, lo mettevi in punaro in mezzo ai puastre? Sì, sì, lo sarava su. Sarava su e puastre. Dai, caricami sta calce che andiamo avanti. No, basta, non ti carico altro, basta. Come basta? Basta. Mi serve tutta. Te ne chiami un altro? Te mi hai fatto arrabbiare adesso. Ah, signore. Signore. Ci vedo che mi attrezzi allora. Ascolta, dai, a parte i scherzi, mi non te ne carico altra perché se sta un'impresa, attaccate che saccone lì. Scavatore. Scavatore qua. Ma sai che fare un salto? Sì, sì. Finisco, guarda, finisco qua sti campi qua. Dopo. Ma ti getto l'attrezzatura? Mica usa tutto, te ho detto a 3 anni che usa tutto. Ma mi pensavano che fossi attrezzato. Mica usa tutto, ti devi fare il lavoro. A te pago, te ho detto che non ti davo niente, a te pago. Sì, ma c'è sta una questione, c'è il tempo un po'. Perché? Dopo pioveva e dopo qua, dopo là e dopo. Vieni qua, ti dico una roba, non voglio mica dirti finché sei Artemio. Sì, che dopo il sente. Se te vieni a me una mano, ma sei un attimo a portare a casa 25-30 mila euro, come ridere anche 50? Santissima.
E dopo? Siete che altro personale? Se giunta? Certo, certo. A parte a tua, se 40.000 euro, 45. E tu operai ti paghi come te vuoi? Sì, 1.000 euro. Ti tocca soltarsi 45 femo e 46 e mezzo? Sì, sì, sì. Sì. Dai, dai, adesso tengo conto, sì, sì, tengo conto. Penso, penso chi schieno, faccia schifo. No, 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 si giù scherzare. Perché sennò ti. Hai che dare fuoco come ho fatto le cose? A mogliere? Beh, a mogliere, mamma mia, a me da fuoco anche a me, guè. Dai, resti, andiamo avanti. Dai, carica, mi stai tutto su sacconi che devo avanti tra fuori a sta calce. Ma non si può, oh, che sa, pa. Mamma. Ma ufficio prima. Aspetta, dobbiamo vedere se con qualcosa per caricare. Sennò... E dai, resti, mi attacca che appena finimo sto fosso e non vi inciupì. Ma è far puito qua il fosso, tira su bene, E mo tira su tutto, no, Andri? Andiamo a vedere se abbiamo qualcosa in casa. Passa che appaia, che te... E te usuri i cinque. Faccio qua, i stambichi, via! Allora, andiamo a vedere se hanno qualcosa per caricare sti sacconi. Oh, Gianni! Buongiorno! Buongiorno! C'è un problema. Te ne tanti? Dimmi. Allora, il primo... Oggi, dove, 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 dove? Oggi. Artemio! Ma cosa fa Artemio qua? Ioani! Ehi, dimmi! Te lo riporto in i sacconi perché il capo qua mi vuole altro? Ma no, ma... E che mi fanno reso ora? No, 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 a me mi serve questi, bisogna scaricarli! Ah. Ma Artemio che ha detto che non voleva scaricarli! Come no? Non te vuoi mia a scaricarli? E te sapessi in che maniera chi ha scaricato, mi sei agganciato sul pistone del poro scavatore! Ma no! O che io chiedo adesso? No, 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 no. Ma sì, così, selvadeghi. E cioè, non ho niente di fatto. Sono venuto qua per vedere se te che qualcosa, un telescopico da darmi a buon prezzo per scaricare i sacconi, magari usare a palla per spostare qualcosa. Ma noleggio oppure vuoi acquistarlo? Beh, dipende dal prezzo. Allora. Vieni attenzione che verde rampe via da dietro. Cioè dipende sempre da cosa. Cioè. Aggio, aia! Sei impazzito! Ma dorme sto Artemio. Artemio? Vi avevo avvisato, No, avvisato, devi vedere chi c'è dietro, no? Avvisato. Lo vedo, la cabina sarà. Allora si smonta, si guarda e dopo si effettuano le manovre così puoi ferire qualcuno. Ho sento Marco, e gara cava via a Cicaina. Vediamo se dimmi passa revisione qua. E hai la 4.0, giusto? Sì. Oh, bene, allora è inutile che guardi. Cosa è inutile che guardo? Con la 4.0 c'hai il Farasi. Perché? Perché è elettrico. Ah, non inquina. Ma durano le batterie, non è che mi trovo a mezzogiorno che sono scariche. No, 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 no. Le batterie durano. Cioè, praticamente è un 32 kWh e ha una potenza di 69 cavalli. 32 kWh. E pesa 4 tonnellate e 8. Non è malvagio per quello. Non ha paura questo qui, L'unico difetto, secondo me, che va un po' piano. In che senso? È velocità massima 15 km orari. Ma io non devo fare tanta strada, mi basta scaricarmi, sai, i sacconi dei camion, magari devo caricare le vinacce sui rimorchi. Basta che si possa agganciare una bella pala capiente, che hai capito? Ma a te ti serve subito? Almeno se no in prestito per oggi domani, dopo casomai ci si accorda. Se vuoi
due minuti mi prendo giù le misure della, degli agganci rapidi. Sì. Così almeno ti faccio la una penna grande, capiente. Allora, se ci metti 5 minuti, aspetto un attimo. 5 minuti e poi puoi andare pure via col Faresi. Sì, con le forche. Già le forche. Con le forche, sì. Ma di che prezzo parliamo prima di... Allora, facendo, come prezzo? Facendo fatto bene. Da listino? Tony! Ma sto facendo un affare. Eccomi un attimo, devo dirti un altro affare. Mamma mia. Marco, mi puoi permettere un attimo? Sì, ma non mezz'ora però, Artemio. No, roba veloce. Tanto guarda, vado avanti qua a leggermi carte qua, il manuale. Allora, vediamo. Prima, carica della batteria. Ho sentito che Oreste dovrebbe dargli 45.000 euro. Staccare la carica. Esatto, io quello che puoi darci fare. Ho capito. E pensami. Verificare il livello dell'acqua delle batterie. Esatto, anche qui mi dici. Posso, sì. Cos'è con l'acqua? Eccomi, poi Marco. Cos'è? Eccoci qua. Allora. Ascoltami, allora, di listino viene 99. Siamo fuori. No, ho caricato 4 sacconi. Ma cosa volevi spendere te? Poco. È poco quanto? Poco. Cioè, 30-40 mila. Ascoltami. Ma è usato questo? Che ci sono gli incentivi. Oltretutto sì, ci abbiamo. Oltretutto per la 4.0. Ascoltami qua. Allora, lui di listino viene 99.000 euro. Mamma. Allora, poi bisogna aggiungere la forca che viene 2.000 euro. E la benna che viene 3.000 euro. Quindi, conti fatti, 105? A conti fatti, visto che te hai gli incentivi per la 4.0 e ci sono e non puoi dire di no, possiamo usufruirli. Quanto torna indietro? Il 105%? Torna indietro il 38%. Solo? Vabbè, cosa vuoi, il 100%? Vabbè. 100%, allora ti do le chiavi in mano e vai via. Vai, grazie. No! A me cosa mi viene in tasca? Niente? Cosa ti serve? Cosa mi serve? Tutto l'officina qua, te fatturi... 40 milioni di fatturato con 10 milioni di utili all'anno. 53 milioni all'anno. Ecco. Buone. Quindi, adesso... Ascoltami, qua. Vediamo se riesco a farti dare il 43%. E di tutti questi milioni te ne paghi niente? Sì, tasi, lavora. A fattore mi... Cosa sei che te vuoi? Ascoltatore, lavoro, fatemi vedere una pipa e tabacco. Cosa sei che fai tra gli altri lì? No, parlava di pipe, Marco. Sì, quello ho capito che parlava di pipe. Ma le pipette qui dei candei. Che non te che regala qui a palciao. Bravissimo. Vabbè, ma mi sembra giusto fatturare alla fine, se uno cade a raggiungere certe... Se manca chi 10 centesimi per una pipetta, Devo fatturarla. Vabbè, ascoltami. Neanche quello è il tuo migliore autista che te è. Facciamo 62.000 euro ed è tuo. 60. 61 e mezzo. Dai, no, fammi conto tondo... Va bene, dai. 60. Dai, 60 va bene. Dopo gli incentivi. Va bene, dai. E ti mando la fattura. Sì. Quando ti arriva la fattura, ti arriva anche il libretto allegato. Va bene. Importante che macchina. Mi un po' carichi due sacconi. Dopo non mi interessa il resto. Però mi raccomando. Adesso facciamo una carta scritta che l'hai comprato, eccetera, eccetera. E poi correre su strada. Ok, allora dai, andiamo a fare le carte e che così dopo posso portarlo via.
Ecco qua la carta, Marco. Oh, ecco qua, vedete che firmiamo. Fai una firma. Allora, qua. Boh. Bene. Tieni. E adesso te puoi usarlo tranquillamente. Ottimo. E ti prendi ogni responsabilità se chiede qualcosa per strada. No, vabbè, ma avevo parcampi. Ecco. E basta, poi fammi sapere. Comunque hai 3 anni di garanzia e tutto quanto. Ok, le batterie ha anche incluse lì la garanzia. Le batterie, a proposito di batterie, Marco. Allora, siccome ci ma, vuole. Ma scusami l'ignoranza, magari tutto è tipo mini stilo qui del telecomando del televisore dentro. No, qui è pipì, qui ancora. Qui tipo. Qui da calibri. Qui, morti averci. Ma qua 36 kW di. Un camion praticamente. Sì. Mamma. Ti incendi una casa? Mamma mia. E cose. Ascoltami, si ora cambiarle. Oltre giorni di manutenzione, cambiarle? Probabilmente sì. Mamma mia. Ascoltami, stavo dicendo prima, mi sono dimenticato, visto che è elettrico. Allora, il caricabatterie, siccome è di ultima generazione e stiamo parlando di 4.0. Ok. Verrà nell'azienda tua un installatore. A installarti la colonnetta per il caricare. Ah, ma non te che tag è spina tipo di trifase se carica? Eh no. E vuoi una cosa sua apposita allora? Ci vuole una cosa sua apposita per ricaricare il Faresin. Signor. Per cui intanto, allora, dobbiamo fare un scavo o dobbiamo fare una fondamenta? Ma è una piccola colonnina. Ah, non serve fare un plinto 6x6. No, ci vorrà 50 centimetri o 60 per... sarà alto 1,5 metri neanche. Ah, buona. No, perché sennò, cioè, bisogna far spazio, ma demolire una casa, cioè, insomma. No. Buon. Comunque, adesso, entro 3 giorni dovrebbe venire l'installatore. Ottimo. Ok, comunque bene. Il Faresin è già carico. È già carico, beh, per oggi, ma basta per oggi, importante se per oggi. Perché... ma dura 3 giorni, 4 è la batteria. Ah, bene. Perché ho una fretta, devo fare dei lavori. Va bene, dai, ascoltami. Basta, qui siamo a posto. Ti arriverà anche la fattura, così con il libretto e tutto. Bene, dai, andiamo. Va bene. Andiamo, agganciamo le forche e siamo a posto. Via, andiamo fuori. Dove sei riuscita qua? Non mi ricordo più. Ah, qua, di qua, di qua. È qua, Marco. Ma Iga, perché c'è l'escavatore davanti a porta? Artemio! Guarda che c'ho. Artemio! Te vuoi una testa? Sposta! Davanti a porta d'ingresso. Mamma mia. E dopo te credo che... E dopo si lamenta che non viene pagato. E che tu capisco con cosa mi tocca avere a che fare. Mamma. Che roba, dai, ne muore. Aspetta, va, che sfruttiamo un viaggio. Avanti, Marco. Buon. Oh, il saccone! L'ho visto da specchietto, sbusa. Aspetta, ho ancora da prendere un po' a mano qua col l'attrezzo. La capota! Ciò. Ah, perché lei è veloce? Ma... Occhio! Giovanni, segna! Boom. Dammi segno, mi... Peta! Boom. Occhio! Orco! Ah. Va bene! Ma... Artemio! Dimmi! Ma... Quando ti ho assunto, ti ho insegnato una cosa. Tutti i mezzi che... vanno su sul camion, devi usarli solamente te. Ma... desisto, ti dare che c'ha via lui! Bene, andiamo via! Anche a te. Dai, porta che è il mezzo, dai. Dai! Ciao, Marco! Ciao! Oh, ma che baemo! E a bicicletta! Fermate, bici! Artemio, fermate! A bicicletta! Dai, Giovanni, visto che hai la panza da bere, carica, dai! Panza da bere, a se gonfia di altro, mia! Aspetta che diamo una cinghietta al manco. Mamma mia, non mi ricordavo più come che si pedalava. Senti! Boh! Oh!
Posto. Dico che si ingetta, se no va in giro. Buon buon, passa che in mezzo al raggio lì, a posto. Vai Artemio, vai! Passa che brasso, abbiamo i lampioni, ci chiamiamo. Yep, ci pare Radio Marillù. Pianzo e curve. E che dico a Ioanni che ti tagli per i cordoli. Allora scarichiamo. Guardate magari un masso rimorchio. Allora aspetta aspetta che so, dato che sono sopra, prendiamo, prendiamo i sacconi qua. Apriamo tutte le forche. Zaccata. Occio. Abbiamo che c'è per mano ancora Artemio. Porta pazienza un attimo. Danni eventuali sacconi io non rispondo, eh. No, no. Tranquillo. E dopo devi dire che a quello che te ho rovinato il sacco e paumi. Aspetta che vado a scaricare questi intanto. E espandi, ti serve ancora, espandi i concimi qua. Eh certo. Che discorsi? Perché non l'avevi, non l'hai comprato? Sì sì, è comprato quello. Verificherò, ma mi sembrava di no. Verifica, verifica, mi sembrava di sì invece. 15 all'ora, vabbè dai, un po'... non adatto per lunghi trasferimenti. Vabbè ragazzi, qui si è fatto un po' tardi tra una cosa e un'altra, un acquisto e un altro. Vediamo se nella prossima puntata riusciamo a spandere un po' di calce senza eccessive problematiche. Commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.